prego di questa sera. Ringrazio il professor Alici che ci ha fatto l'onore di essere con noi. E innanzitutto vorrei ringraziare il professor Minnetti, il professor Silvio Minnetti e il professor Franco Biancofiore. Mi hanno chiesto espressamente di non citarli e non hanno neanche voluto che mettessi nelle locandine i luoghi dell'associazione, ma devo dire che l'iniziativa è partita da loro. Veramente grazie. Grazie per questa iniziativa e grazie per il contributo che danno a Tolentino. Allora, questa sera presentiamo il professor Alici, presenterà il suo libro. Vi dico subito che il professor Alici è docente di filosofia morale all'Università di Macerata e titolare di etica e antropologia e bioetica. Lui stesso filosofo e grande studioso di Agostino di Ippona. Poi, vabbè, ci sono tanti altri titoli, ma preferirei, ascoltiamo direttamente lui. Presento poi il professor Stefano Della Ceca, che è stato allievo del professor Alici e attualmente è docente, insegna religione presso il liceo scientifico di Macerata. Innanzitutto, prima di iniziare, solo vorrei dare un attimo la parola al vice sindaco di Tolentino, Emanuele Della Ceca, che porterà il saluto della città. Anche senza microfono. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Il tema è acceso. Credo che mi sentiate tutti? Anche senza. Il tema diciamo, è attualissimo, quindi ringrazio davvero il professore che questa sera, insomma, sicuramente ci illustrerà l'argomento in maniera, come al solito, mirabile. E, beh, io chiaramente sono emozionato e credo che gusterò la serata anche in maniera diretta, perché, allora, i cattolici e il paese. Io chiaramente vengo dalla Democrazia Cristiana, eletto sotto il simbolo della Democrazia Cristiana, quindi credo che io sia direttamente interessato dall'argomento. È inutile che, chiaramente ribadisco che l'impegno di noi cattolici, perché a questo punto chiaramente mi sento coinvolto, diventa quasi fondamentale in un periodo che, come dicevo prima con alcuni qui, sta diventando drammatico. Purtroppo non nascondo che la situazione sta veramente precipitando e oggi più che mai viene richiesto un impegno davvero pressante per quanto riguarda noi politici. Questo purtroppo sta cambiando un po' anche le regole del gioco, cioè la politica non è più come l'era concepita prima. Purtroppo stanno davvero mutando le condizioni e impongono chiaramente agli amministratori nuove decisioni e nuove regole. I cattolici sono, secondo me, tenuti a rivestire un ruolo fondamentale in questa partecipazione e quindi ci viene richiesto un impegno maggiore e una consapevolezza della realtà. Spero che da questa serata, insomma, emerga ancora in maniera più profonda tutto il nostro valore, i nostri principi, che devono chiaramente guidarci in tutte le nostre azioni e possono chiaramente cambiare anche le sorti del nostro paese e delle nostre azioni. Grazie ancora al professore, lo volevo ringraziare e spero che da qui nasca, insomma, una consapevolezza nuova anche per noi per andare avanti. Ringrazio chiaramente Laura, la nostra direttrice della biblioteca, che come al solito promuove tutte le nostre serate culturali, e ringrazio anche tutti voi che questa sera, insomma, assistite. Grazie. Prima di passare la parola a Stefano Della Ceca, vorrei solo dire che, vabbè, io ho ringraziato il professor Minnetti e il professor Biancofiore. Io non sono un professore. Beh, vabbè. Maestro. Comunque volevo dire che hanno organizzato diverse associazioni, le ACLI, il Circolo Vittorio Bachelet, l'Associazione Agora Marche, l'Azione Cattolica Italiana e il Circolo Culturale Cesare Martino.
Passo la parola al professor Stefano Della Cipra. Buonasera a tutti, con piacere do anche io il benvenuto a questo spazio di discussione, un'occasione di libero scambio di idee, e questo è infatti ciò che ha mosso gli organizzatori della serata, che non sono voluti comparire sul manifesto con i loghi di partito, di associazione, ma che chiaramente Laura ha fatto sì che tutto fosse ormai invece svelato, ma questo per un motivo che però ecco, era squisitamente politico, cioè organizzare una serata dove ci fosse una presenza, una discussione politica nella sua accezione più alta, cioè di responsabilità dei cittadini per la cosa pubblica. Quindi l'utilità, speriamo che ci sarà questa sera l'utilità dell'appuntamento, sarà proprio nel momento dell'ascolto, della riflessione, del confronto, senza filtri, mediazioni o secondi filtri. Come nota tecnica, volevo anche avvisarvi che tutta la serata sarà registrata e passerà poi nei canali YouTube attraverso l'associazione CGS per essere un po' a servizio di chiunque, anche di chi non è potuto essere presente. Come nel film del postino di Neruda, anche per noi la poesia non è di chi la scrive ma di chi serve. Al termine della presentazione del professor Alici saranno possibili, anche auspicabili, riflessioni e domande. Il mio ruolo però di moderatore mi obbligherà ad essere molto severo nel chiedervi interventi sintetici massimo di un minuto. Questo per tutti, sia per il primo che per l'ultimo cittadino, per il laureato o per il contadino e l'operaio. L'ultima cosa, volete trovare un'icona della serata, in seguito anche alla lettura del libro del professor Alici, che anche a motivo del mio lavoro presso il liceo scientifico Galileo Galilei di Macerata, pongo la vostra attenzione a questo oggetto. Questo è il cannocchiale di Galileo Galilei, chiaramente è una fedele di produzione in scala reale realizzata da Cleto Rimatori, anche un nostro concittadino il Tolentino, e dal professor Angelo Angeletti, entrambi sono astronomi. Questo cannocchiale è stato una provocazione per la Chiesa, ma lo è anche stasera per la politica. Cesare Cremonini, filosofo aristotelico contemporaneo di Galilei, in una lettera del 29 luglio del 1611 indirizzata a Galilei stessi, scrive: «Quel mirare per quegli occhiali mi imbalordiscono la testa. Basta, non ne voglio sapere altro». E troverete questa citazione a pagina 93, anche nel libro del professor Alici. È un rifiuto pregiudiziale a confrontarsi con ciò che non si conosce ancora, con la novità, con le moderne sfide. Paura che a volte si combina anche con la presunzione e l'orgoglio delle proprie idee contro quelle giudicate chiaramente sbagliate dell'altro. La proposta quindi stasera è di spostare, proviamo a cambiare magari ogni tanto la visuale, il punto di vista, l'orizzonte, la profondità dello sguardo e senza pregiudizi proviamo anche a puntarlo verso l'alto, verso il cielo stellato, addirittura verso il sole, a costo anche di compromettere la nostra salute. Come accade infatti a Galilei, che perse la vista verso la fine della sua vita per aver osato tanto. Una nuova sintesi politica, nuove idee costano lavoro e fatica, non ci sono scorciatoie. Aggiungo poi un altro elemento per la riflessione, sempre a partire da questo cannocchiale. Come per il nostro Galilei la scienza indicava come andava il cielo, mentre la Bibbia come si andava in cielo, così anche oggi la scienza, e ancora più la tecnologia, la finanza, possono darci ciò che desideriamo, ma non possono dirci cosa dobbiamo e possiamo desiderare. Ecco quindi alcuni spunti per predisporci al tema della serata. Riflessioni sorte dal lavoro di gruppo con gli organizzatori e dalla lettura del recente libro I cattolici e il paese, scritto dal professor Alici, al quale cedo ora la parola. Grazie, io vi ringrazio molto per questo invito, per le parole che purtroppo credo creino troppe attese nei confronti delle poche cose che riuscirò a dire, anche se il tasso di confusione babelica della nostra situazione politica è così alto che anche se mi impegnassi
riuscirei difficilmente ad aumentarlo, quindi questo in un certo senso può essere un elemento di consolazione. Sono contento di trovarmi qui, insomma, in una sala popolata da tanti volti amici. Proverò a cercare di condividere il percorso che mi ha portato a scrivere questo piccolo libro, alcune delle motivazioni e qualche indicazione che è contenuta soprattutto nell'ultima parte. Il libro, come stavo dicendo a qualcuno, nasce da un'esperienza di scrittura in rete che negli ultimi mesi ho cercato di concentrare su questi temi attraverso un blog, perché il desiderio di mantenere i contatti con tante realtà personali, associative che avevo avuto e ho ancora la possibilità di incontrare in seguito al servizio che ho svolto come Presidente Nazionale dell'Azione Cattolica in 3 anni, e avvertivamo un po' tutti l'esigenza di continuare un certo legame. Gli studiosi della realtà virtuale dicono giustamente che la realtà virtuale funziona se prima e dopo c'è una dimensione di contatti reali. Lo schema fisiologico sarebbe reale, virtuale, reale. Se invece lo schema viene capovolto e il reale, il punto di arrivo è il punto di partenza e la dimensione, il virtuale è il punto di arrivo, il punto di partenza, e la dimensione reale è solo una parentesi, allora la cosa funziona un po' di meno. Attraverso questo blog è maturata un po' l'esigenza di verificare insieme, per questo lo sento anche non solo come un'opera solo mia, ma che nasce dall'incontro con tante realtà, con tante scuole di politica che in questo momento stanno nascendo, soprattutto al sud, soprattutto nel centro-sud, ed è un fenomeno interessante che comincia a interessare anche chi studia queste dinamiche, perché ci stiamo cominciando a chiedere in maniera sempre meno spensierata che ora è. E oggi sappiamo l'orologio di questa giornata è un orologio che schiaccia il nostro cuore con i 3 suicidi di Civitanova Marche e un altro nell'Ascolano che fa meno notizia perché è stato un po' oscurato dai precedenti, e sarebbe veramente un gesto di responsabilità non misurarci e non fare propria questa vicenda veramente tragica che ci strazia, non solo per dire che siamo vicini alle famiglie e vorremmo in qualche misura dire ad alta voce a chiunque si trovi in difficoltà di farsi riconoscere, perché anche se il sistema non sembra fatto per incentivare delle esperienze di solidarietà, noi non vorremmo che la mano tesa, che pure viene da molte realtà, venga sottovalutata o non venga raccolta. La questione che ha animato questo dibattito in rete che si è tradotta in questo libro è una questione che viene da lontano, e quando ci chiediamo che ora è, non dovremmo commettere quell'atto di imperdonabile leggerezza o miopia storica di immaginare che i problemi, certamente non piccoli, che pesano sul nostro paese, per la verità in una certa misura non solo sul nostro paese, siano problemi emersi, esplosi all'improvviso. Sono problemi che vengono da lontano, e uno dei fattori che oggi ci rende anche così spaesati e angosciati
dinanzi a tali problemi è la perdita di senso storico, la perdita di prospettiva storica, che in una certa misura è forse il deficit più grave che mi sento di dover riconoscere nella formazione delle giovani generazioni, e che forse ci consente di dare anche un giudizio molto severo sulla inadeguatezza del sistema educativo, del sistema scolastico, che ha bisogno veramente di una rigenerazione radicale e di essere non solo appartato ad alcune categorie di persone quali possono essere gli insegnanti, ma torni ad essere sentito come un patrimonio di tutto il paese al quale responsabilmente dovremmo essere tutti, ognuno per la sua parte, molto più attenti. Il problema viene da lontano, perché da sempre in ogni comunità umana ci si è interrogati intorno a quella rete enigmatica e fragile di relazioni invisibili che costituiscono quel tessuto senza il quale un individuo, grazie al quale un individuo diventa cittadino. C'è un'immagine molto bella del buon vecchio Aristotele che in un'opera di etica si interroga intorno alla differenza tra una polis e una mandria di animali al pascolo. E la differenza, secondo Aristotele, è certamente istruttivo per noi oggi ricordarla. In un gruppo di animali al pascolo, l'unico elemento che è un fattore di aggregazione tra i singoli individui del gregge è rappresentato dal pascolo. Gli animali stanno insieme attraverso il pascolo. E il pascolo è il principio di competizione che in un certo senso catalizza la voracità della mandria. Nella polis è esattamente il contrario, dice Aristotele, perché un insieme di individui sono legati da un vincolo di reciprocità grazie al quale maturano delle istituzioni che vengono deputate a promuovere e a proteggere il bene comune. Il pascolo precede la mandria, i cittadini precedono le loro istituzioni. E in una certa misura le associazioni che avete ricordato danno il senso della rete di relazioni invisibili che trasformano tutti noi che siamo in questo posto da atomi più o meno interessati ad ascoltare qualcosa a persone che si sentono vincolate da una comune responsabilità per il nostro paese. Il problema viene da lontano, non solo in questo senso elementare: la politica è quella cosa attraverso la quale gli individui diventano cittadini e diventando cittadini si distinguono da un branco. Ma il problema viene da lontano, soprattutto quando in questa riflessione sullo stare insieme si innesta una forma di legame ulteriore, molto più enigmatico, perché non è prodotto nella polis, ma viene ancor più da lontano, che è il legame attraverso il quale nella rivelazione cristiana, in virtù di una singolarissima e inaudita alleanza tra il creatore e la creatura, il riflesso di questa alleanza induce un legame di reciprocità tra tutte le creature umane che si riconoscono come fratelli dentro una comune famiglia umana. Il lessico della comune famiglia umana ricorre continuamente
nei documenti conciliari e francamente ce lo siamo un po' scordato. È quel lessico che sembra mancare nei rapporti tra la Corea del Nord e il resto del mondo. E a volte noi che portiamo nel cuore i suicidi del Civita Novese non dovremmo dimenticare di alzare lo sguardo, perché l'ora intorno alla quale ci stiamo interrogando è un'ora che insomma interpella la nostra responsabilità a livello più alto e ci chiede se veramente oggi siamo ancora disposti a dirci membri di un'unica famiglia umana. Qui andiamo molto oltre Aristotele, perché tra una polis e l'altra saltano le differenze di civiltà giuridica, di lingua, di storia, e ci si ritrova uniti nei fondamentali. Quando la tradizione cristiana, soprattutto dopo l'editto di Costantino, che è stato ricordato di cui è stato recentemente ricordato l'anniversario, si è trovata improvvisamente dinanzi allo sfacello dell'impero romano, circolò, oggi si direbbe in rete, tra gli intellettuali pagani una domanda che continua oggi ad avere un'attualità quasi identica. Perché l'impero crolla? L'impero crolla perché è snervato da un manipolo di persone prive di cultura che professano valori impolitici, assolutamente impolitici, come l'attenzione agli ultimi, l'uguaglianza fra tutte gli individui umani a prescindere dalla loro classe sociale, l'attenzione alle donne, alle vedove, ai bambini, il perdono, il primato dell'amore sulla giustizia. Si può tenere insieme uno Stato, un diritto, un esercito nel segno dell'amore? Si può, Maritaine l'avrebbe detta così, si può politicizzare l'amore? I valori del Vangelo sono traducibili politicamente oppure no? Il problema ritorna ciclicamente. Dopo la tragedia dell'11 settembre abbiamo risentito le stesse identiche parole che gli intellettuali pagani facevano risuonare nel Senato di Roma dopo appunto il sacco del 24 agosto del 410. Le stesse identiche parole: abbiamo i barbari in casa, non è tempo di amore. E certamente interrogarsi intorno al rapporto sui cattolici e il paese, sto partendo un po' da lontano, ma forse bisogna partire da qui, significa fare i conti con questa domanda: in quale percentuale il Vangelo è traducibile in un contributo alla convivenza che possa essere istituzionalizzato in una polis? E qualche mese fa, in una iniziativa diocesana della diocesi di Padova, sono stato invitato, diciamo, a una discussione abbastanza vivace con Ernesto Galli della Loggia, e su questo punto la diversità di vedute tra il mio pensiero e il suo riguardava proprio questo aspetto. Secondo Galli della Loggia, la politica è una gestione, io aggiungerei machiavellica, del potere. Il cristianesimo è un messaggio di amore che deve restare confinato in una nicchia indolore e lontana dalle istituzioni,
perché nel momento in cui si avvicina troppo alle istituzioni o abbandona la logica evangelica e si fa carico duramente di far quadrare i conti, oppure fa saltare la politica e risolve la politica in una, come ha detto recentemente Papa Francesco, in una ONG pietosa, molto volontariato, nessun senso di responsabilità istituzionale. I problemi in un certo senso sono questi, quelli che vengono da lontano. Andando invece ad una riflessione più prossima, meno distanziata in termini così ampi, si potrebbe dire così. Io ero, forse insieme ad alcuni dei presenti, non so se c'era Don Luigi, a Palermo nel novembre del 1995, quando Giovanni Paolo II tenne un discorso al convegno ecclesiale che fu subito immediatamente interpretato dall'assemblea, che liberò un applauso fragorosamente che aveva appunto un sapore liberatorio, quando quel discorso fu interpretato per quello che era, cioè la presa d'atto da parte della Chiesa della fine di un sistema politico nel quale la Democrazia Cristiana storicamente aveva assunto una funzione che sembrava allora e anche oggi finita. Quell'applauso in un certo senso segnò, quasi con un senso di sollievo, un affrancamento dei cattolici italiani dal passato. Alcuni di noi, e io tra questi, ci chiedemmo, vorrà dire anche un affrancamento dal futuro? E in un certo senso le cose sono andate proprio così. Io non so dire se è il sistema politico bipolare in quanto tale, o il modo apocalittico e armato in cui in Italia è stato interpretato. Sarei portato a optare personalmente per la seconda ipotesi, ma di fatto per il modo in cui il bipolarismo è stato vissuto ed è stato interpretato si è determinata una reazione di progressiva disaffezione da parte di quelle realtà del laicato cattolico più intelligenti e meno disponibili ad entrare nel tritacarne di quel bipolarismo secondo il quale chi stava di qua rappresentava il bene assoluto e chi stava di là rappresentava il male assoluto e viceversa, che ha lasciato intendere implicitamente che non esistesse un pavimento etico comune al quale chi stava di qua e chi stava di là doveva sentirsi reciprocamente vincolato. Il modo in cui questo bipolarismo è stato interpretato ha indotto quasi retrospettivamente una forma di bipolarismo ecclesiale che ha spaventato molti cattolici e che ha accentuato una serie di passi indietro i cui effetti oggi stiamo scontando in maniera piuttosto vistosa. Ricordo in quegli anni tra il 2005 e il 2008 come presidente nazionale dell'Azione Cattolica, posso dirlo nella forma più meno riconoscibile, di aver visitato anche molti monasteri di clausura dove in luoghi più sperduti, apparentemente impermeabili, il bipolarismo, perché Jacques-Marie Tin dice che le persone più informate su come vanno le cose al mondo sono le monache di clausura, quindi c'è un precedente, e il bipolarismo attraversava e divideva nettamente persino
persino le comunità femminili che non leggono i quotidiani nazionali tutti i giorni. A questo l'analisi, per essere completa, si dovrebbe aggiungere, perché i fenomeni sono sempre più complessi e abbiamo a volte la tentazione di renderli troppo semplici, come oggi stiamo vedendo purtroppo accade. E in questa complessità il tessuto ecclesiale ha incominciato a risentire di un calo sempre più drastico delle vocazioni religiose, e questo ha aumentato una domanda di assorbimento del laicato cattolico a livello intraecclesiale in servizi che non ho qui minimamente l'intenzione di declassare, di catechesi, di servizio alla carità, di attenzione ai luoghi di culto, ma ha fatto venir meno quell'altra forma di ministerialità ad extra, come dicono i teologi, che il Concilio giustamente qualche anno fa, 50 anni fa, aveva individuato come strategico per il laicato cattolico. C'è un passaggio dell'apostolica Maltuositatem che anche teologicamente credo meriti una migliore attenzione, dove si parla del servizio dei laici al bene comune, dei laici battezzati, perché questo termine si presta a una semantica piuttosto ambivalente, in questi termini: ministri della sapienza cristiana. Sappiamo che il termine ministro ha uno spessore teologale che sarebbe complesso qui ricordare. Ministri della sapienza cristiana, nel lessico certamente misurato dei documenti conciliari, significava una cosa molto importante: che il servizio al bene comune non è certamente un optional, ma interpreta una ministerialità, cioè un servizio qualificato ecclesialmente che la comunità cristiana non si può permettere di sottovalutare. Le cose invece sono andate diversamente, un po' per timore del bipolarismo, un po' per questo assorbimento prevalente a livello intra-ecclesiale e un po', devo aggiungere con mio grande rammarico, perché è passato lo schema di progressiva, anche se non voluta, almeno indiretta, esautorazione del Stato cattolico, immaginando che dovessero essere le gerarchie a negoziare con chi si trovava al potere per ottenere alcune attenzioni alla comunità cristiana. Il risultato è quello che noi abbiamo davanti. I cattolici che negli ultimi anni si sono impegnati a livello politico non hanno, a mio giudizio, do questa valutazione in maniera giustamente personale, non hanno dato minimamente il segno di testimoniare un modo alternativo di realizzare il bipolarismo. E il risultato è che non si è minimamente testimoniata una forma di fraternità tra i cattolici impegnati nel centro-sinistra e i cattolici impegnati nel centro-destra, e dalla quale trasparisse un modo diverso di interpretare il bipolarismo. Certamente, se le cose fossero andate in modo diverso, se chi avesse deciso di impegnarsi in politica avesse anche profeticamente manifestato un senso di fraternità capace di mantenere nella legittima dialettica democratica delle forme di amicizia politica
e di richiamo costante ai valori comuni, oggi probabilmente in questo momento, se quelle forze avessero interpretato questa capacità trasversale di richiamare ai valori fondamentali della polis, oggi probabilmente lo stallo che stiamo subendo con angoscia e francamente anche un po' con rabbia potrebbe essere stato diverso, perché certamente la politica ha i suoi numeri, la dialettica democratica ha le sue esigenze, ma qui si sta dimenticando che se non c'è un pavimento etico comune, se il pavimento etico comune si sfonda, nel crollo cadono tutti, non è che si salva qualcuno. E allora da questo punto di vista si tratta in un certo senso di ripartire da lontano, di ripartire da quella sfida alla quale io avevo fatto riferimento, per cercare di rispondere a questa domanda con l'angoscia del tempo che abbiamo perduto, con la inutile soddisfazione di poter dire, almeno per alcuni di noi, l'avevamo detto, ma certamente con il senso di responsabilità che non possiamo non sentire nei confronti di questo paese, della sua storia e un po' anche della sua geografia. E ripartire da lontano significa, in fondo, due cose. Per ripartire da lontano occorre che a livello ecclesiale maturi una idea di chiesa più consona ai valori conciliari, interpretata in maniera meno compatta, meno carica di vincoli non propriamente evangelici, che sappia articolare al suo interno, senza far scendere il gelo su chi ha idee diverse dal proprio vescovo, articolando in maniera polifonica una comunione che possa manifestarsi in un duplice livello di impegno. Dicendo una nuova idea di chiesa, prima di passare al secondo aspetto, che poi è l'ultima cosa che volevo dire, credo che qui si debba dire una parola a proposito del nuovo vescovo di Roma, di cui il richiamo alla povertà certamente non deve essere banalizzato e ridotto ad alcuni gesti simbolici che la Chiesa compie per rioccupare la scena. Questo sarebbe il modo più miope di interpretare la figura del nuovo Papa. Nell'idea di povertà, la povertà sappiamo che da Francesco d'Assisi in avanti si sono storicamente prodotte tante tensioni pauperistiche, perché la povertà può essere intesa in senso sociologico, in senso economico, e allora si ha una deriva pauperistica che certamente può creare più problemi di quanti ne risolva. Ma la libertà, la povertà può intendersi anche in un senso, come mi pare Papa Francesco voglia ricordarci, autenticamente evangelico. Significa che i fondamentali della fede che tengono insieme
quelli che si riconoscono attraverso il battesimo nella sequela di Cristo sono pochissimi e molto semplici. Il resto significa gli schieramenti politici, le politiche economiche, il welfare, le riforme istituzionali. Il resto deve essere elaborato attraverso una mediazione culturale che si faccia carico di un continuo riferimento spirituale alla comunità cristiana. Ma povertà significa un'idea di chiesa leggera sulla quale non gravano dei vincoli impropri evangelicamente spuri, estranei alla lettera e allo spirito del Vangelo, e da questa povertà non può non scaturire una nuova soggettività del laicato che, agendo, come diceva giustamente Maritain, da cristiano e non in quanto cristiano, si assume le proprie responsabilità, che cominciano prima di tutto nel farsi carico di quella manutenzione del pavimento etico comune senza il quale nessun bipolarismo sta insieme. Questo significa doppia articolazione dell'impegno dei cattolici per il paese. C'è una prima articolazione che investe tutta la comunità ecclesiale, che deve farsi carico di promuovere e di credere nel valore del servizio al bene comune come una vera e propria ministerialità, che deve avere il coraggio e la profezia di spingere in questa direzione, di considerare questa direzione come parte integrante del cammino ordinario di educazione alla fede, evitando delle forme di spiritualismo evasivo o puramente devozionale. E poi ci sarà certamente un secondo livello, che è il livello della scelta di campo, che può essere fatta solo in nome delle proprie responsabilità, ma anche in questo secondo livello la comunità cristiana deve trovare delle forme leggere e non invasive di accompagnamento, di esercizio di fraternità civile, che è forse oggi quello che preoccupa più dello spread per quanto riguarda le sorti di questo paese. Questo è un doppio compito di cui tutta la comunità cristiana deve farsi carico in forma articolata, ripeto, non entrando a gamba tesa nei problemi, lasciando la libertà laddove la libertà deve essere lasciata e recuperando quel senso di comunione e di fraternità che certamente ha un valore esemplare anche per la politica. Questo in fondo vuol dire riprendere quella semina senza la quale nessuna riforma verrà realizzata in questo paese. Chi è impegnato come me nel mondo della ricerca sa quanto patiamo un deficit di attenzione strategica all'istruzione e alla ricerca. E sappiamo anche il perché. Perché qualsiasi riforma in questo campo non solo costa un sacco di soldi, ma esige un sacco di tempo. E in quel sacco di tempo significa che le persone impegnate direttamente in politica, perché in maniera indiretta dobbiamo esserlo tutti, le persone impegnate direttamente in politica devono sapere che alcuni seminano, come dice il Vangelo, e altri raccoglieranno.
se invece sotto questa asfissiante pressione mediatica che è il nuovo potere invisibile che sta distorcendo l'esercizio della democrazia, si innesta una dinamica di attese messianiche, di miracolismo, di effetto mediatico, non si mettono in campo progetti a lunga scadenza, senza i quali questo paese non si rialza. E in omaggio a Stefano, che ha portato questo cannocchiale, mi è venuta in mente, in maniera estemporanea, la cito forse in maniera un po' imprecisa, un'espressione di Eugenio Montale che sembra, non ci siamo messi d'accordo, molto adatta non solo per concludere, ma per concludere ritornando al punto da cui siamo partiti. In qualche punto, non in una sua poesia, della sua prosa, Eugenio Montale ha scritto: più i telescopi sono perfetti, più le stelle sono numerose. Più i telescopi sono perfetti, più le stelle sono numerose. Oggi noi forse abbiamo troppi microscopi, stiamo sul centimetro quadrato, su quello che accadrà oggi, life is now, e forse è proprio per questo che non vediamo più le stelle. E la politica forse ha bisogno di rialzare un po' lo sguardo con l'impegno di tutti. Vi ringrazio molto. Riflessioni, domande, idee. Come promesso sarò abbastanza brutale, quindi in realtà è buono, è trattabile due minuti. Posso stare? Professore, la ritrovo con piacere e credo che lei abbia trattato questa sera con questo argomento veramente scottante, insomma, almeno per i cattolici, quindi ha trattato questo argomento con grande umiltà e con un desiderio di novità e di rilancio che le fa onore. Tre riflessioni rapidissime per una, concludo con una domanda. La fine dell'unità politica dei cattolici c'è stata con Tangentopoli. La fine in Italia, la fine dell'unità politica dei cattolici in Francia, per esempio, c'è stato molto prima, Jean-Jacques Servan-Scrivain, credo sia stato l'ultimo segretario della Democrazia Cristiana francese. I francesi l'hanno risolto con un bipolarismo spietato tra due blocchi ideali, i socialisti e i liberali. Le estreme si hanno avuto qualche volta ripresi, però insomma i socialisti e i liberali. In quella risoluzione tattica, diciamo strategica, i cattolici sono spariti. Non c'era più un partito, ma si possiamo dire che in una Francia molto laico-massonica, non sto qui a fare il censore, le loro tradizioni sono più risorgimentali delle nostre, la rivoluzione francese, quindi lo possiamo accettare, sono spariti anche dentro quei partiti. Qui la frase che riportava la prefazione è molto giusta: con la fine dell'unità politica dei cattolici, i cattolici sono presenti ovunque, ma inefficaci dappertutto, anche giù di Antisa, mi pare. I cattolici nel secolarismo italiano, che lei lo sa, non ha alcun riferimento purtroppo al secolarismo europeo, perché i due filoni europei rimangono in Inghilterra, Germania, eccetera, i liberali e i socialisti, tranne eccezioni,
si sono trovati schiacciati in un pragmatismo dall'una e dall'altra parte. Pragmatismo significa pochi ideali, molta tattica, poca strategia, poca capacità di guardare come il cane chiaro. Finito, Stefano. Allora, mi è piaciuto quando, mi pare, io non l'ho letto, ho sbirciato solo e quindi lo leggerò, parla di agenzie educative, agenzie e necessità formativa. Su una cosa dissento, in realtà i cattolici schierati di qua e di là si sono trovati in alcune battaglie ideali, faccio il caso di Eduana Englaro, faccio il caso della fecondazione assistita, faccio il caso della difesa della libertà di educazione, si sono trovati, ma non su altri argomenti che riguardano la selezione della classe dirigente, i meccanismi, la legge elettorale, il modo di concepire lo Stato sociale, il welfare, la sussidiarietà. Allora, io sogno, perché la divisione c'è stata anche nelle associazioni, c'è stata anche, adesso dice Don Luigi, anche con i parroci, no? Parliamoci chiaro. Io sogno dei parlamentari di centrodestra che vengono fuori dalle ACLI e dei parlamentari di centrosinistra che vengono fuori da CL, per capire, perché io dal cattolico, insomma, io cerco di servire per quanto posso, ma dal cattolico, uno che ha avuto la mia stessa formazione, chiedo che ci sia la capacità di discernere senza pregiudizi a priori. Però, e qui concludo, chi deve fare questa funzione, professore? Perché io concordo con lei, la scuola non è più sufficiente, non è giusto delegare la scuola, la famiglia non ce la fa. Una volta un fior fiore di classe dirigente era individuata dalla Chiesa, ma altri tempi, parliamo anni 50, probabilmente i vescovi, almeno con una parte politica, non dico che scegliessero i sindaci, ma siamo lì, no? Difficile ritornare a quello, non ho neanche una nostalgia per quello. Però oggi, no, non ho la nostalgia, no, non ce l'ho. Però chi lo fa? Chi seleziona tra i cattolici quelli che devono andare a svolgere un certo tipo di missione? Posso aggiungere anche prima la battaglia che me ha colpito, che fu persa, fu quella della porta. In certi casi, anche sull'etica, precedentemente a questi fatti, ho visto quella che era una sconfitta in cui forse i governi cadevano per mille motivi economici, sociali, di qualunque tipo, se c'era la volontà, dimissioni totali. Forse c'era la possibilità di prolungare e sensibilizzare ancora di più una coesione sui principi etici, e forse anche lì quella fu una prima battaglia. Seconda, questa fede nell'Europa di molti cattolici che hanno portato l'Italia in Europa, l'ho vista un po' scemare, l'ho visto anche degli effetti per cui siamo dichiarati potenza industriale, massacrando la nostra agricoltura col tessuto base di molti cattolici, persone semplici, ma che hanno costituito molta base, e che poi oggi ci mostra tutti i problemi che sono di questi due punti. Grazie. Un minuto. E 15. In poco tempo ho cercato di sintetizzare quello che sento più vicino a me e credo anche vicino a molti di coloro che sono in ascolto, visto che siamo anche in diretta. La prima domanda che mi viene da porti, o da porle, seconda come ci vogliamo trattare, se siamo fratelli di voi, andrebbe anche, è l'importanza della conoscenza della storia
Lei accennava che, e questa è una realtà effettivamente, che poco si sa della storia e quindi l'importanza e il vero senso della storia, e voglio puntualizzare, visto che siamo qui a parlare anche di credo, della storia delle religioni. Perché se è vero che Papa Francesco ha parlato che il potere deve essere il servizio, quindi a servizio per il bene comune, è pur vero che chi vive in Italia è, presumo, un battezzato, non è a conoscenza neppure del proprio credo. Quindi se poi riportiamo queste origini alla crescita dell'individuo, alla maturità e quindi all'essere e a trovarsi, a vivere la politica, non ci si può meravigliare se in un confronto dialettico o dialogante non si riesce poi a trovare questo pavimento di etica. E penso di essere stata nei tempi. Facciamo Stefano, prendiamo tutti o prendiamo anche tre minuti? Perché così forse può essere una cosa più viva. Io vi ringrazio molto innanzitutto perché mi avete preso sul serio e insomma avete subito messo in dito su alcune questioni cruciali. Sottolineo qualche aspetto, non entro in maniera analitica e non uso il verbo rispondere perché è inappropriato, stiamo un po' dialogando, sottolineo alcuni aspetti. Un aspetto evidenziato da Massi e poi dall'ingegnere è questo: che cosa è etico nella politica? Non è una domanda retorica. Quando le ACLI commissionarono quella indagine Agnoncelli, ecco, non mi ricordo la sigla della Ipsos. Fui chiamato a Brescia a discutere con il vice di Agnoncelli questa indagine e contestai un po' vivacemente, ma insomma mi hanno detto ormai i giornali seguono questa andazzo, di chiamare valori etici solo alcuni, quelli bioetici. E guardate che la vita di quei tre suicidati di oggi, no? Se è un suicidio dipendente da ragioni economiche, dice che in politica è etico tutto, anche il bilancio dello Stato è etico, anche, che posso dire, il rapporto con la politica dell'immigrazione è etico, la riforma della giustizia, accidenti, è etica. Allora il problema che è cruciale è graduare le urgenze senza dire che alcune cose sono etiche e altre cose sono tecniche. Questa è un po' la tesi di Galli della Loggia. L'etica non entra in politica, perché in politica c'è la contabilità e il rapporto di forza. Anche io ho obiettato, siamo in questi termini perché finora si è ragionato così. Allora, tutto è etico, quindi qui ci sarebbe poi un approfondimento, io provo a farlo nel libro, sul tema dei valori non negoziabili. Qui ci sarebbe un po' da discutere, ma lo lascio eventualmente a ulteriori interventi. Una seconda questione posta da Massi, molto grossa, riguarda il fenomeno della leadership, termine molto brutto che potrebbe essere sostituito con il termine delle vocazioni all'impegno politico, che sono un mix di competenza, di disponibilità e di tirocinio. E questo deficit certamente lo dobbiamo riconoscere, e mentre il
tessuto dei partiti è franato ed è più facilmente comprensibile l'assenza di leadership che poi sostanzialmente viene decisa dai network televisivi, perché il problema è questo. Il pensiero politico europeo ha impiegato 3 secoli per monitorare i luoghi dell'esercizio del potere, mettendoci dei fari grossi così, separazione dei poteri, bilanciamento, e nel frattempo il potere è andato da un'altra parte, è andato nei network televisivi che decidono chi è telegenico e chi buca lo schermo. E i parlamenti rischiano di essere luoghi folcloristici rispetto alle multinazionali che in maniera assolutamente non democratica decidono chi mandare avanti e chi affondare. Quindi questo è veramente un grosso problema. Un problema però che con grande rammarico dobbiamo riconoscere, perché come cattolici il Vangelo ci dice di guardare anche la trave nel nostro occhio e non solo la pagliuzza nell'occhio degli altri, forse prima la trave nel nostro occhio. Allora certamente la molteplicità dei luoghi aggregativi e dei luoghi formativi di cui il mondo cattolico dispone è stata male utilizzata, non certamente perché deve essere usata strumentalmente in vista della politica, ma perché sono quei luoghi nei quali il cammino di educazione alla fede deve necessariamente misurarsi con la storia. La fede senza la storia è un ectoplasma spiritualistico assolutamente irrilevante e quindi si è perso molto tempo. E se noi oggi vediamo come nel mondo giovanile ci sia una grande disponibilità a spendersi nel volontariato e una grande freddezza a misurarsi con le istituzioni dove non c'è la gratificazione di chi dà un pasto caldo all'immigrato, ma ci può essere un lavoro oscuro in una commissione parlamentare dove si fa le pulci ad un bilancio e si può fare in modo che quel pasto caldo venga dato in maniera più regolare. Certamente questa seconda strada può essere meno gratificante oggi, però c'è qualcosa di distorto da un punto di vista educativo se i giovani vengono in un certo senso appassionati di più ad un rapporto diretto con chi soffre e appassionati di meno ad un rapporto con chi soffre indiretto perché passa attraverso le istituzioni. Qui c'è da fare forse qualche esame di coscienza. Un'ultima battuta su questo richiamo di Vania Longhi alla storia, alla conoscenza delle nostre radici. Qui veramente secondo me si dovrebbe aprire in Italia un grande dibattito su quello che è la scuola oggi, così concepita, con questi orari, con questi spazi, con questi tempi, con la preparazione degli insegnanti, con il modo in cui è cambiata la generazione dei nativi digitali, ma soprattutto per recuperare senso storico. E poiché bisogna dire in questi casi anche qualcosa di politicamente scorretto, credo che il fattore che personalmente, giudizio assolutamente personale, preoccupa moltissimo nei confronti del fenomeno del cosiddetto grillismo è proprio questo. Cioè l'idea, qui dicendo grillismo io intendo Casaleggio, per capirci, perché Grillo può essere la facciata folcloristica del problema. Lì c'è l'idea della simultaneità come nuova soluzione dei problemi della politica. La simultaneità vuol dire la capacità di un esercizio diretto della democrazia. Sull'esercizio della democrazia diretta storicamente sono maturate 2 obiezioni. Una
di carattere sostanziale e anche storico. Tutte queste esperienze sono andate a finire come sono andate a finire. Da Giacobini è venuto Napoleone. Non è che ci vuole un po' di storia, non fa male. E un'altra è un'obiezione meno importante, è tecnica. Come si fa con i grandi numeri a gestire una forma di democrazia diretta? Il movimento del grillismo ritiene superabile l'obiezione alla democrazia diretta, questa seconda obiezione tecnica, che è veramente quella meno rilevante, attraverso la rete. La rete significa il superamento di tutti quei luoghi di elaborazione nelle quali, attraverso la gestione dei conflitti, la gestione dei conflitti è un altro grandissimo punto interrogativo a livello educativo. I nostri ragazzi non reggono i conflitti, quindi forse c'è qualche deficit di ordine educativo. La politica è elaborazione di un progetto attraverso la partecipazione, la gestione democratica dei conflitti. L'idea che questo passaggio intermedio possa essere bypassato schiacciando un pulsante è foriero di un'idea inquietante di dittatura telematica che ci deve far andare in piazza. Ed è secondo me un deficit di senso storico. Ho approfittato di questa domanda, non c'entrava niente con il grillismo, per togliermi un sassolino. No, ma era sotterraneo, quindi lei la quella centrale. Ci posso aggiungere un fattore informatico? La descrizione fatta assomiglia alla descrizione che si fa in ambito di marketing informatico per spiegare quando qualche cosa che deve colpire nel mondo informatico a scopo di marketing, si dice che raggiunge il punto nel quale poi la cosa prende la via quasi da sola come momento virale, cioè quando la cosa diventa virale inizia ad avere una diramazione e una propagazione della rete tale per cui supera quel punto dove diventa come il grillismo scavalcato tutto, entra nella politica, entra nella rete, eccetera. Si assomigliano molto. Poi perché usa questo strumento? Poi la risposta su come, molto parte appunto, è condivido. Sta facendo un giro lungo. Arriva. Dunque, una breve riflessione e poi una domanda finale. È evidente che i cattolici hanno un patrimonio enorme, la dottrina sociale cristiana. Nel libro, opportunamente, lei usa una metafora di un grande aereo della dottrina sociale cristiana che poi passa anche nei partiti, per esempio il concetto di bene comune viene ripreso anche in slogan di partiti politici, però è un grande aereo che non riesce ad atterrare e quindi penso non atterra neanche all'interno della realtà ecclesiale per moltissime ragioni, però è un patrimonio enorme. Allora il bipolarismo rosso ha facilitato anche questa difficoltà di atterraggio, soprattutto laddove a mio avviso ho notato nel centrodestra un silenzio sui temi della giustizia sociale rispetto a politiche neoliberistiche e nel centrosinistra un silenzio assordante sui temi bioetici. Questo ha reso i cattolici ininfluenti a causa anche di questo tipo di bipolarismo che può essere superato da forme tripolari o da forme miti e ragionevoli di distinzione politica. Poi c'è uno scarso impegno dei cattolici in politica, purtroppo il 15%, ma il ragionamento sarebbe lungo anche per questa mediazione diretta che la Chiesa ha tenuto con il governo, rendendoci un po', come dire, handicappati da questo punto di vista. Molto volontariato però, questo è stato detto, poca politica, allora la prima cosa è che dobbiamo ritornare immessi nel politico, è subito, personalmente lo sto facendo anche per questa ragione. Non ho mai smesso di fare politica, ma lo sto facendo attivamente ora. Unità sui valori
non negoziabili. Ecco, il mio intervento vuole precisare questo, cioè su tutti i valori, perché anche questa sera ho sentito citare alcuni valori. E questo è un problema di noi tutti, ne citiamo alcuni. La difesa della vita, la famiglia, la bioetica, la libertà educativa, top, da una parte. Dall'altra, lavoro, giustizia sociale, pace, stop. Non è possibile, i valori non negoziabili nella dottrina sociale cristiana sono tutti da elencare e da vivere e da rispettare. Quindi un cattolico impegnato in politica, sia che stia a destra, sia che stia a centro, sia che stia a sinistra, su questo deve mantenere l'unità. Anche andando contro la disciplina del proprio partito, anche al rischio di essere messo in ignoranza, ma comunque di contestare. Io ho seguito la vita di un'assemblea di un partito quest'estate e ho visto per la prima volta che dei cattolici del partito si sono opposti ad una mozione su il matrimonio omosessuale. Questa cosa non è stata messa in voti e non è passata, però ho seguito anche da internet, c'è stato un grande imbarazzo, ma è possibile anche opporsi. Quindi sono d'accordo, i politici cattolici uniti sul pavimento etico comune, questo è venuto fuori molto bene. Ecco la domanda, come realizzare però questa fraternità in politica, cioè come disarmarsi tra cattolici impegnati a destra e a sinistra e al centro, perché c'è anche un centro che si è ricostituito in qualche modo. Poi, questa fraternità la possiamo vivere solo tra cattolici? Io non credo. Cioè, dobbiamo viverla anche con i laici, dentro partiti che sono, diciamo, con voci diverse. Ecco, cosa ne pensa di, per esempio, laboratori di ascolto e di condivisione che noi stiamo realizzando come Movimento Politico per l'Unità in Parlamento sulle riforme le più spinose? Ecco, perché la Terza Repubblica o parte da questo dialogo, da questa politica, che poi è politica argomentazione, deliberazione e anche votazione, ma naturalmente confronto dialettico, oppure questa Terza Repubblica non potrà prendere, diciamo, il volo. Io con un minuto non gliela faccio neanche a iniziare, perché la prima parte me la voglio la voce, dopo di che mi so che fare. Mi presento, professore, io mi occupo di volontariato da quando sono in pensione e ho cercato in qualche maniera di ottimizzare il discorso del volontariato nel senso di dare la giusta risposta, la positiva risposta a tutto quello che gira intorno a questo campo. Però, mi sento molto spesso l'emerito Tondarello che tira la carretta e altri stanno a guardare. Non è una. E quindi torno al fatto invece da dove vengo fuori, cioè io vengo fuori dalla Scuola Cattolica, ancora adesso c'ho il pezzettino da carta che si chiama Scuola Cattolica e la vedo sempre più flebile. E sempre più flebile perché io conosco il professor Radici quando scriveva da presidente. E però vedo che la gente fa finta di essere cattolica. Quindi questi cattolici, che potrei essere anch'io, che non sono un iper praticante, anche se sono abbastanza, non abbiamo dato il fatto dei lavoratori, dei lavoratori che diceva Vendetti, non abbiamo passato la palla, passato la nostra istruzione a chi veniva dopo di noi. Noi abbiamo fatto i campi scuola, tutta la storia, che poi, guarda caso, il Partito Comunista aveva copiato tale e quale alle Frattocchie e avevano copiato la stessa. Ora anche loro sono arrivati a potere e il potere loro è spezza delle linee, anche a chi non lo sa. Quindi
svegliarsi ora, perché il grillino non è merito a spiace, come siccome quello non mi sta bene, quella non mi sta bene, adesso però votare un partito che non ha l'idea di che cosa vuole fare, della società è un merito a spiace. Buonasera, intanto ringrazio il professore per i tantissimi stimoli e alcune cose sono state già dette da Silvio, le condivido insomma, perché credo che quello sia un nodo, i valori non negoziabili, quindi io aggiungerei anche il rispetto della persona, perché poi quando andiamo a discutere di accoglienza e di razzismo qualcosa ce ne dobbiamo dire insomma su queste cose. Ho anche capito dal professore che sembra ormai scontato che in politica si sale e non si scende, quindi significa giustamente, come molti di quelli che stanno qua che hanno partecipato da tempo alla politica, nel classico pre-politico. E poi magari quando c'è la contesa elettorale ci si scorda che si era fratelli e si fanno le classiche distinzioni tra i cristiani puri e i cristiani impuri. Ci ha provato anche il vice sindaco inizialmente nell'introduzione a fare questa distinzione, non era una distinzione in amicizia, lo dico. Però siccome poi quando si sceglie nella campagna elettorale si fa contesa e ci si scorda di questo pavimento comune, io proporrei la domanda per lei è che senso ha ancora oggi il prepolitico, quindi noi delle associazioni che ci stiamo a fare, se dobbiamo passare dall'ecclesiale immediatamente nella politica, quindi la mediazione di questi corpi intermedi, parecchi vorrebbero che insomma stiamo dando fastidio in qualche modo, e quindi questa è una domanda. L'altra è una proposta. Ovviamente poi le cose sono tante, io condivido anche le sottolineature di Silvio su Francesco, perché Francesco sta da molto tempo in politica, più birbo di noi della pre-politica, capito? Perché chiaramente noi, non avendo più di tanto avuto modo di impegnarci nella politica, siamo un po' più poveri, però oggi per fortuna Papa Francesco ci ha detto che la povertà è un valore, quindi siamo tutti un pochino più sereni e tranquilli. Allora, vogliamo fare il laboratorio di Tolentino? Allora, se vogliamo fare una cosa seria, al di là della più lodevole iniziativa che Silvio e altri amici si sta portando avanti, in qualche modo sono coinvolto anch'io, io sono nelle armi da 37 anni, e quindi sono uno di quelli purtroppo cattolici di sinistra, come diceva Francesco, capito? Molto più difficile che qualcuno del CL passa di qua, che qualcuno di delle armi sbiaggiate in centro-destra come c'è sta. Allora, il laboratorio secondo me parte da un presupposto che è quello, se vogliamo, allargandolo parecchio, del più potere più servizio. Allora, a tutti i livelli, cominciando da Tolentino, chi è oggi che a Tolentino ha più potere? L'amministrazione attuale, che è di centro-destra. Allora, diamo una dimostrazione chiara di collaborazione reale con persone che magari hanno degli ideali comuni su una piattaforma comune, scegliamo, ma concretamente, e non che io non, poi si segue o non si segue, io ho anche un impegno che mi fa stare poco a Tolentino, cerco di tenermi informato, però credo che possa essere un valore, il termine Stefano, credo che possa essere un valore quello di confrontarsi su qualcosa di concreto, al di là di chi ha vinto e chi ha perso, perché mi pare di capire che a dove oggi c'è Tolentino, chi ha vinto continua a ragionare con la logica di chi c'era prima, che siccome abbiamo vinto noi ci confrontiamo con i nostri, e quindi anche nell'attuazione di un confronto concreto, su cose concrete, per Tolentino ci si confronta poco con gli altri, che magari potrebbero dare il loro apporto, se c'è questa volontà di fare fraternità. Quindi una proposta concreta che faccio. Sì? Allora, raccolgo tre stimoli. Uno sui valori non negoziabili. Ho dedicato un capitoletto nel libro a questa questione, che
nasce da una intuizione molto interessante di Benedetto XVI, che tuttavia devo dire, insomma, i cattolici hanno un po' ingessato e quasi surgelato, e impedendone di sprigionare quella fecondità che invece contiene. In questo senso lo dico, il richiamo ai valori non negoziabili, prima di tutto, non dovrebbe farci dimenticare, cosa che spesso accade, il valore, l'attenzione, una giusta attenzione ai valori negoziabili, perché non ci dimentichiamo dei valori negoziabili. I valori negoziabili sono quelli che vengono costruiti attraverso una forma di consenso costruito e partecipato. Per quanto riguarda poi l'idea di valore non negoziabile, credo che soprattutto nel mondo cattolico dobbiamo evitare un equivoco che tende a presentarli come se fossero dogmi di fede. Quali sono? Non sto aggiungendo niente alla nozione elaborata da Papa Benedetto, cioè i valori non negoziabili, inteso in senso sociale e politico, certo, non stiamo parlando del dogma della Trinità, sono valori naturali, quindi sono valori argomentabili. Non negoziabile non significa non argomentabile, non sono un tabù, quindi devono essere oggetto di una progressiva elaborazione culturale attraverso la quale si crea consenso. Non possono essere evocati come cose che piovono dal cielo. E quindi giustamente Minetti aveva ragione, bisogna essere organici nell'evocarli, però qui c'è un problema che è ordinario nella vita politica, che ci possono essere conflitti tra valori non negoziabili sui quali il politico si deve impegnare. Allora, certamente il lavoro precedente va fatto, ma poi quando le due opzioni arrivano all'incrocio, lì si deve decidere. Non so se molti dei presenti hanno visto il film su Lincoln, un film molto bello che merita di essere, insomma, considerato con attenzione anche per le sue ricadute. Tutto il film su Lincoln è costruito sul conflitto tra due valori non negoziabili, il valore della pace e il valore dell'uguaglianza tra bianchi e neri. La pace è un valore non negoziabile, eppure si fanno i negoziati di pace. Si negozia la pace. È lecito fare un giorno di guerra in più per avere una pace più stabile? Questo è un problema politico. Qui chi è impegnato in politica non si può nascondere dietro le parole del Papa. Lincoln si trovava dinanzi a questo dilemma classico, un classico esempio di tragic choice. Se lui aveva la possibilità di chiudere la guerra di secessione subito, con una soluzione che avrebbe però riproposto il problema della non formalizzata uguaglianza tra bianchi e neri. Lui si assume la responsabilità, gioca un po' sporco perché compra i voti, cosa che non succede solo in Italia, e decide che in quel momento storicamente il valore dell'uguaglianza doveva prevalere su quello della pace. Ci sarà la guerra, avrà un epilogo sanguinosissimo, al termine del quale però quella guerra nelle sue intenzioni non era stata inutile. Questo significa quindi che sui valori non negoziabili c'è un dibattito molto complesso, non dobbiamo andare, non lo dico adesso, ho approfittato come nel caso per inserire un approfondimento, però è un approfondimento che ci riporta al tema, cioè i valori non negoziabili devono essere continuamente alimentati.
e anche come cristiani, ma diciamocelo chiaramente, fino a qualche decennio fa, tra i valori non negoziabili, la Chiesa metteva lo Stato Pontificio, metteva la pena di morte. Che cosa significa allora? Che nel paniere dei valori non negoziabili noi lo dobbiamo rimescolare continuamente, perché spesso lì dentro ci vanno a finire delle presenze abusive. Allora, il dibattito, certamente un paese non sta in piedi se non è d'accordo su alcune cose che non è disposto a mettere ai voti. Questo significa valori non negoziabili. In quel paese in cui nessuno è d'accordo su qualcosa che non sarà mai messo ai voti, quel paese sta in sindrome di deregulation selvaggia. Quindi questo è certamente indispensabile, però questo paniere va continuamente revisionato, c'è bisogno di un dibattito pubblico, bisogna portare argomenti e non imposizioni. E Minetti poneva questo problema, io ho conosciuto l'esperienza veramente profetica, che ritengo molto positiva, di questa forma di fraternità condivisa, che certamente non è rivolta solo ai cattolici, perché i cattolici non hanno il copyright della fraternità, attenzione, dove allora qui si tratta di, per questo secondo me anche il magistero di Papa Francesco mi fa pensare che ci potrà aiutare molto, perché la fraternità che cura i valori dello spirituale, e lo spirituale è una bomba atomica in politica, se uno ce lo fa entrare, perché significa il rispetto delle persone, la passione per la verità. Io aspetto ancora e prometto che darò una grande festa quando sentirò in un talk show televisivo un politico che dirà: su questa cosa ho sbagliato, vi chiedo scusa. Avevi ragione tu. Possibile? Possibile che la fedeltà di partito fa velo sulla verità e ci si arrampica sugli specchi in modo patetico per negare l'evidenza? E una cura dello spirituale dovrebbe svelenire il clima e dirci molte volte che il re è nudo, e quindi certamente è una cosa molto importante. Infine volevo dire agli ultimi due interventi che io sono molto tiepido nei confronti della nozione di prepolitico, perché crea tanti equivoci, e dà ragione a Galli della Loggia in questo senso, che il prepolitico è etico e la politica è machiavellica, che è un po', diciamo, lo schema che ha funzionato in questi anni. I cattolici fanno una croce rossa sociale preziosa, ottimo ammortizzatore sociale, che non costa niente. Se in questo momento chiudessero tutti i dormitori Caritas, che vi posso dire in Sicilia, dico in Sicilia perché li conosco abbastanza bene, saremmo sull'orlo di una guerra civile. Ecco, però non mi piace dire che queste cose siano prepolitiche, sono cose politiche. Sono cose politiche. Sono cose politiche. Credo che stasera, se ognuno di noi torna a casa con un po' più di amore per il nostro paese e con un atteggiamento più positivo, questo sia stato un evento politico. La politica si fa in tanti modi e in tanti livelli. E da questo punto di vista, in una certa misura, tutto è politico, in una certa misura, perché poi bisognerebbe un po' distinguere. Quindi diciamo, il cattolico impegnato nel volontariato non si deve sentire un supplente, e poi non dobbiamo avere anche diciamo l'idea di un perfettismo del chi è il vero cattolico. Scagli la prima pietra, chi è senza peccato. Cioè qui recuperare un approccio molto più fraterno, in cui noi siamo chiamati ad aiutarci in questo povero paese che vive un momento difficile. È inutile continuare a dire chi lava più piano, e molte volte anche all'interno della Chiesa i gruppi e i movimenti hanno fatto questo gioco.
noi l'abbiamo più bianco. Ti ringrazio, Signore, perché non sono come tutti gli altri. Io pago le decime e sono a posto. Ma il Vangelo bisogna leggere tutte le pagine, non le pagine pari o quelle dispari. E quindi da questo punto di vista dovremo in un certo senso tradurre in positivo questo senso di frustrazione che ci avvelena un po' il cuore. E dobbiamo incominciare, che è un lavoro in controtendenza rispetto a quello che il sistema mediatico ci offre, no? Cronaca nera a go-go. Dobbiamo tradurre in positivo questo senso di partecipazione, di amicizia civile, attraverso esperienze micro, perché il macro comincia nel micro. E credo che questo sia molto importante. E il volontariato in quanto tale merita una dignità politica. E per questo non è accettabile che i cattolici siano di fatto ridotti ad essere l'ultimo vagone del treno senza che abbiano il diritto di andare sulla motrice per interloquire con i conduttori e per chiedere il treno dove va, perché tutti quelli che stanno sul treno hanno il diritto di sapere dove va. Possiamo approfittare di altre due domande? Dipende da voi, io ormai c'erano tre prenotazioni. Sì. Buonasera, io vorrei partire dalla sua ultima considerazione sul fatto di dire che i cattolici impegnati nel volontariato debbono essere, come dire, più riconosciuti. Io parto da un altro presupposto, che il fatto di farsi riconoscere dipende dal principio della sussidiarietà orizzontale, per meglio dire. Laddove ci si muove e si testimonia ciò che si è in ogni ambito del volontariato, sicuramente viene fuori qualcosa di positivo. La politica è anche quello, perché poi non è il fatto che chi gestisce il potere nella circostanza ti riconosca o meno, sei tu con la tua azione, come ti muovi, che testimoni ciò che fai, sicuramente qualcuno poi dopo ne prenderà atto, o quantomeno riconoscerà ciò che fai. Per quanto concerne il discorso che ha tirato fuori Corabini, Fabio, onestamente non lo condivido, lui lo sa, perché io milito nel centrodestra, sono impegnato nell'amministrazione attuale di Tolentino, quindi... Ma certo, posto che sono intervenuto. Assolutamente non sono d'accordo, perché non si cerca di fare una politica proprio al servizio del bene comune. Questo è quello che si tenta di fare. Chiaramente tutto è perfettibile. Abbiamo iniziato da poco a vivere un'esperienza, come dire, di gestione, e francamente bisogna fare dei passi da gigante. Io per primo capisco che bisogna imparare sempre di più. Quello che ho capito è che c'è un'emergenza educativa straordinaria, e questo l'ho percepito sin da subito, anche per la formazione un po' culturale che ho, ma anche dalle sue parole, professore, trasparito questo, nel senso che lei vuole dire che se non ricominciamo da una scuola vera, concreta, in tutte le sue espressioni, chiaramente non riusciamo a capire e a trasmettere a chi ci sta accanto ciò che effettivamente abbiamo di positivo. Perché io non sono, come dire, amareggiato, io sono speranzoso, perché il cristianesimo porta questo, la speranza. Se finisce la speranza, finisce tutto. Io sono speranzoso e anche fiducioso per il futuro. Certamente sono abituato a guardare la realtà in tutte le sue sfaccettature, perché se tralasciamo qualcosa di
ciò che ci accade in ogni istante della nostra vita, sicuramente l'errore lo commettiamo, e potrebbe essere un errore grave non valutare ciò che si propone davanti, e non è escluso che possa venire il bene da chi non la pensa come me, o viceversa, da chi non la pensa come noi, perché tutto è opinabile. Sta di fatto che comunque una cosa è certa, e questo io la dico come domanda: secondo lei c'è effettivamente un'emergenza educativa a partire dai giovani? Perché secondo me i giovani sono la nostra speranza. Grazie. Buonasera, allora stavo prendendo due interventi. Il primo è proprio sui cattolici del paese, che ricollego un po' a quello che ha detto Francesco Fassi sull'esperienza francese, che con la scomparsa dei cattolici. Qui sempre ritardato perché comunque siamo stati nei confini dei due blocchi, quindi c'è stato. Però a questo punto i cattolici sono stati veramente presenti nel paese, oppure in questi anni hanno governato perché non c'era altra scelta? Vi spiego. Ho in mente due o tre figure. La prima è quella di Dossetti, che ricorre i 100 anni. E anche lì c'è stata una presa di posizione chiara quando Dossetti venne candidato a sindaco di Bologna. Anche lì ci fu una scelta contro la legge, senti, perché tutti votarono al sindaco comunista, quindi c'è stata lì una spaccatura, c'è stata dell'unità dei cattolici, diciamo, perché comunque un'altra sigla è il nostro conterraneo Romolo Murri. Anche lì un'altra spaccatura. Ecco, l'unità dei cattolici è stata pittizia, oppure il cattolico come cattolico deve intraprendere una via solitaria di aderenza al Vangelo, diciamo con la frase di intraprendere una propria scelta religiosa. Questa è la prima domanda. La seconda è poi collegata. Speriamo che sia meno impegnativa della prima. Il cattolico del paese è anche il potere, perché comunque se uno governa ha il potere. Ancora abbiamo questa amicizia al potere. Per fare un esempio, sui siti cattolici, sui giornali cattolici, così tutti sottolineano Papa Francesco I, ma in effetti Papa Francesco I non esiste, esiste solo se ci sarà Papa Francesco II. Questo secondo me è anche una sottolineatura dei cattolici quanto siano attaccati anche al potere. Grazie. No, la prima è più impegnativa, la prima è la seconda. Salve, io volevo condividerle con lei, professore, una frase di Alberto Maggi, di Don Alberto Maggi, che poche settimane fa ha detto sulla 7 in una tribuna politica. Cioè lui c'era, non so perché, io ho seguito solo la fine, grazie a Dio c'era qualcosa di buono, e diceva questo: mentre prima l'umanità era rivolta verso Dio e tutto si faceva per Dio, con Gesù l'umanità è rivolta verso gli uomini. Non si vive più per Dio, ma si vive di Dio e con Dio, e si va verso gli uomini. Questo è importante. Spesso, per l'onore di Dio, si sono disonorati gli uomini. Facendo il bene dell'uomo si è sicuri di fare il bene di Dio. Tante volte, per fare il bene unicamente di Dio, si è fatto soffrire l'uomo. Semplicemente parto sempre dalla mia esperienza personale. È vero che il riferimento anche alle associazioni di volontariato, noi come amministrazione siamo
perfettamente coscienti che senza l'aiuto delle associazioni, cioè il comune, la macchina, non funzionerebbe. Noi qui a Trentino, AUS, Caritas, Sermit, Banco Alimentare, tutte quante concorrono chiaramente ad aiutare l'amministrazione in tutte quelle questioni che sono più stringenti ora, quindi nel sociale. L'analisi che ho fatto anche ultimamente, ho fatto anche con alcuni qua dentro, era che nella situazione attuale anche la cultura è detenuta per la maggior parte, mi riferisco proprio a Tolentino, da associazioni che sono tutte in pancia magari alle parrocchie, San Nicola con tutti i suoi risvolti, il centro CCS, Circolo Culturale Tullio Conservatico. La politica allora credo che abbia perso anche un ruolo fondamentale, e con la politica anche i cattolici, quello proprio che la politica insomma faceva cultura, c'era anche l'assistenzialismo, quello l'ha perso secondo me, perché forse noi cattolici ci siamo invece riappropriati di questi aspetti. Questo per me è positivo, però dall'altro canto insomma evidenzia invece la carenza in politica, e forse dovremmo ritornare lì, non ancora più incisivi. Quello che voglio dire insomma è che anche da parte nostra, alla fine, come amministrazione nuova, no? I colori sembrano spariti. Perché? Perché capiamo che chiaramente nel sociale, nella cultura non esistono colori, non possono esistere divisioni. Questo credo che l'abbiamo espresso in maniera anche evidente. Ma mi riferisco anche al caso del ritorno del crocifisso nella sala consiliare. Per noi sembrava una cosa talmente normale che invece ci siamo stupiti nel dibattito che ne ha seguito l'inconsiglio. Io sinceramente mai avrei immaginato che avesse gettato tutto quel stupore rimettere il crocifisso in sala. Per me era un valore che potevamo condividere, no? Tutti quanti, maggioranza, minoranza. E invece sentire alcuni discorsi proprio sul crocifisso, per me il crocifisso non era nient'altro, purtroppo mi è dispiaciuto che poi non sono potuto intervenire come assessore, però il crocifisso qual è? Parlavamo prima d'amore, non è il segno più grande che invece ci indica proprio, secondo me poi per il politico dovrebbe avere sempre in mente che l'amore nell'accezione più grande è essere affezionati al destino dell'altro. Il crocifisso è questo, secondo me rappresenta proprio questo. E metterlo in sala consiliare era proprio per ricordare a noi che il bene comune passa proprio attraverso questa accezione che diamo all'amore. Quindi il crocifisso per noi era proprio il segno più evidente e palese di questo. Noi l'abbiamo fatto, però vabbè, poi in effetti a me è dispiaciuto quello che in alcuni casi è venuto fuori. Però era semplicemente per quello. Quindi condividere tutto con tutte le forze nasce anche da questo in noi cristiani, credo. Cioè una consapevolezza che l'amore è proprio questo, quindi essere affezionati al destino dell'altro. Quindi lo facciamo nel sociale, lo facciamo nella cultura, lo facciamo in politica. C'era un ultimo intervento, credo, che poi chiudiamo. È stato brevissimo. Intanto mi viene in mente che per esempio alla scuola di Barbiana non c'erano crocifissi, quindi esistono modificati diversi. Testimoniare comunque la dimensione evangelica della poli, quindi un cristianesimo. Vero. Ecco, una domanda è questa. Esiste un equivoco anche tra cattolici. Cioè si pensa che i principi cristiani, quando vengono mediati, siano traditi in qualche modo e si cade nell'integralismo. Ecco, vorrei perché questa è la domanda, magari specificare meglio il concetto di mediazione culturale e che differenza c'è tra mediazione culturale e mediazione politica, perché molto spesso la mediazione politica viene confusa con la mediazione partitica, ma è impossibile che i
partiti, insomma, le applicazioni dei partiti classi la politica, quando la dimensione di parte prende il sopravvento. E quindi qui entrerebbe in gioco la mediazione culturale, proprio per non cadere in quell'integralismo che ci illude, che illude i cristiani per essere perfetti, quando invece l'integralismo ci allontana assolutamente dal cristianesimo. Grazie. Qui è andato tutto in crescendo, mi pare. Dobbiamo essere tutti contenti e grati, perché mi pare che sia stato un momento di crescita comune. Ovviamente non entro nelle questioni locali, non per sottrarmi, lo farei, ma non le conosco, quindi è anche un po' per lasciare che le cose vengano, insomma, discusse, certo, con il pepe, ma il pepe è una cosa con il giusto dosaggio che dà sapore alle cose che si mangiano. Allora, certamente c'è un'emergenza educativa, l'ho detto, la possiamo chiamare in altro modo, ma insomma c'è, il problema è che non dobbiamo dare al problema risposte moralistiche che aumentano l'angoscia soprattutto degli educatori e dei genitori. Il problema è proprio che non si tratta di far arrivare meglio determinati modelli di comportamento, che dobbiamo rivedere questi modelli di comportamento, questo è il vero problema. C'è un libro che in questi mesi ha avuto un grandissimo successo, scritto da due psicanalisti francesi, intitolato, i due nomi sono impronunciabili, però il titolo sì, nella traduzione italiana molto famoso, L'epoca delle passioni tristi. E il primo capitolo è intitolato La crisi nella crisi. La crisi nella crisi sarebbe questa, i due autori portano questo esempio. Quando una nave vive un momento difficile in mare, c'è una tempesta e alcune parti vengono seriamente danneggiate, solitamente i marinai sanno che c'è un porto, qual è il porto più vicino, e passata la tempesta vanno verso il porto. Questa è la crisi. La crisi nella crisi è quando c'è la tempesta, la nave si danneggia e nei marinai si fa strada la convinzione che il porto non esiste. Questa è la crisi nella crisi. Non c'è un porto, e anche da un punto di vista educativo significa che dobbiamo non semplicemente aumentare la pressione moralistica sui ragazzi. Dobbiamo elaborare un modello di convivenza e un'idea di istituzione scolastica certamente nuova. Sul tema della sussidiarietà io approfitto per dire che tutta la tradizione del personalismo francese, prima è stata evocata la Francia, che tra le due guerre mondiali ha riflettuto a lungo producendo delle opere che oggi sarebbero da rileggere. Se oggi riprendiamo in mano il manifesto al servizio del personalismo scritto da Mounier nel 1936, in cui Emmanuel Mounier valuta la crisi del 29 e dice quali cose a suo giudizio nel rapporto tra il capitale e il lavoro si dovrebbero fare per evitare che la crisi ciclicamente si ripeta. Beh, una lettura di un'attualità sconvolgente. E in quella tradizione matura l'idea dei corpi intermedi, altro che simultaneità. Dei corpi intermedi. Questo, corpi intermedi, significa democrazia deliberativa. Questa è oggi la grande parola che alcune amministrazioni comunali stanno applicando con esempi interessanti nella discussione dei piani urbanistici. La democrazia deliberativa è altra cosa dallo schiacciare un bottone. È una cosa molto complessa che ha una sua procedura articolata, molto studiata.
è veramente una proposta che traduce l'appello alla sussidiarietà in una proposta politica. E la proposta politica, vengo a Simone che ha posto una domanda grandissima, molto interessante. Certamente, qui direi due cose, telegraficamente perché siamo tutti un po' stanchi e non voglio approfittare. Quando i cattolici impegnati in politica non hanno assunto un atteggiamento lobbistico, pensando a se stessi, hanno fatto le cose migliori. Due esempi piccoli piccoli, se vi sembrano poco, la Costituzione italiana e il disegno europeo. Morire per... pare che il primo articolo della Costituzione italiana venga da una proposta di Dossetti fatta a Togliatti in un bar di Via del Corso. La Costituente era in stallo, perché ognuno studiava le mosse dell'altro, e con una motivazione complessa che adesso non è il caso di riassumere, per dire come in questi momenti certamente questa presenza c'è stata ed è stata profetica, è stata fonte di conflitti, ma la politica, il conflitto è l'elemento fisiologico rispetto al quale la guerra è l'elemento patologico. La politica è il luogo in cui i conflitti vengono elaborati, partecipati e tradotti in un progetto. Non bisogna avere paura dei conflitti. E qui c'è anche un'idea di chiesa che, insomma, ha paura dei conflitti. Per cui alla fine nei consigli pastorali si parla soltanto dell'orario delle processioni, perché altrimenti su altre questioni non siamo d'accordo. Ma no, questo slalom per evitare i conflitti è una cosa pessima. Quindi che siano nati, quando ci sono grandi progetti, ci sono grandi conflitti, ma è inevitabile. La politica che non gestisce i conflitti diventa l'anticamera della guerra. Dobbiamo temere la guerra, non i conflitti. E quindi certamente questa è una cosa positiva. Il potere è un'idolatria, Simone. Io ricordo che quando scrissi il libro di Plastica, vedi qui a Tolentino, e tu mi intervistasti su questo e dissi: i tre idoli che oggi interpellano di più i credenti sono il piacere, l'avere e il potere. E il potere è l'idolatria più grande, perché comporta una certa ascesi. L'idolatria del per il potere si rinuncia anche al piacere e al sapere. E a dire. Sì, giustamente invitiamo a non invitare a disonorare. No, volevo dire alla fine una battuta sulla mediazione, questo è un grande problema. Questo veramente io non lo tocco per niente, è molto opportuno questo invito a distinguere tra la mediazione culturale e la mediazione politica. La mediazione appartiene all'umano in ogni suo aspetto della vita. Se io devo andare da qui a qui, c'è un medium sul quale si può ragionare. È quello che ha fatto Gesù Cristo, che ha mediato la distanza infinita tra tempo ed eternità. Infatti il nome teologico di mediazione è incarnazione. Allora, certamente c'è una mediazione educativa, c'è una mediazione familiare, c'è una mediazione culturale, c'è una mediazione politica. Dobbiamo imparare ad articolarle, ma l'idea che in politica si debba preservare una purezza incontaminata, perché il progetto va realizzato, travasato direttamente da chi lo ha concepito dentro le istituzioni, è una forma di infantilismo, insomma. Questo certamente è vero. Dall'invito di terz'ultimo intervento richiamava questa frase di Maggi. Io ne approfitto per concludere con un testo di Emanuele Mounier che prima ho citato, che va nella stessa direzione, cioè: l'onore di Dio e l'onore degli uomini vanno di pari passo,
e noi in un certo senso abbiamo due mani per onorare contemporaneamente Dio e gli uomini. Emmanuel Mounier scrive così: la vera speranza cristiana non è un'evasione. La speranza nell'aldilà sollecita nell'immediato la volontà di organizzare l'aldilà. L'aldilà o è fin da ora tra voi e attraverso voi, oppure non sarà per voi, oppure non sarà per voi. Mi pare vada in quella direzione. Vi ringrazio moltissimo. Libro è possibile farlo in fondo alla sala. Poi ringrazio ancora il professor Alici, ringrazio Stefano, ringrazio ancora Silvio Minetti e Franco.